La fede è vicina ad ogni persona, ma mi pare che addirittura ci sia una santa protettrice dei ciclisti, Santa Caterina da Siena. Sì, Santa Caterina è una grande santa a cui tutti i ciclisti si rivolgono per poter raggiungere traguardi sempre maggiori. E questo è bellissimo, che una santa sia protettrice di questo bellissimo sport che è il ciclismo, dove viene richiesta un impegno abbastanza considerevole. Mileto è la città di Natuzza. Come si prepara ad accogliere l'evento del Giro d'Italia anche dal punto di vista religioso? Innanzitutto con grande gioia, con grande solidarietà, con grande fraternità, perché il ciclismo raccoglie tutte le persone per legarli insieme a questo bellissimo evento che si svolgerà qui a Milano, che sarà la settima tappa, la partenza della settima tappa del Giro d'Italia, che porterà a Camminia dello Silano. Quindi è una cosa bellissima che tutti si ritrovano uniti nello sport, almeno lo sport unisce vita.